Boh. Siamo online. E adesso aspettiamo che più gente possibile arrivi. Intanto si fa una storia di Instagram. Arrivino delle persone. Due spettatori, arriviamo almeno 7 spettatori o 8. Tre. Intanto se avete delle domande, dei dubbi. No. Qui vedo Raffaella Cafagna ci saluta. Ciao Raffa. Intanto vi vado ad introdurre l'argomento di questa live. L'argomento saranno questi. Pad d'allenamento. Gli oggetti che ogni batterista deve avere. Intanto ci è arrivato. Ah, cosa parli stasera? Beh, detto. Intanto sentirei di incominciare da questo pad che c'ha questa superficie più morbida e questa superficie centrale più rigida. Adesso andremo a fare un test del feeling sotto la bacchetta. Ah, e la particolarità è che questa parte morbida forma una sorta di effetto ventosa che ce lo fa rimanere ben aderente sulle nostre pelli dei tamburi,
sui nostri tavoli, se vogliamo appoggiare questo pad sul tavolo. Intanto, da quello che possiamo vedere, sentire sotto le mani, che questo è un pad che è molto rigido, cioè questa gomma che è ben consistente, bella dura. Adesso andremo a vedere quest'altro pad, che ha una particolarità che vorrei scopriste rimanendo sintonizzati. Andiamo a suonarlo. Avete sentito qualcosa di particolare in questo pad? Scrivetelo sui commenti. E se lo avete sentito, scrivetelo nei commenti. Se no, tra un po' vi svelo io la chicca che ha questo pad. Sto aspettando. Dai, non vi vorrei far penare. Ah, qui c'è una risposta sempre di Cafagna. Dice: no, non sono una batterista, ma il secondo sembrava più secco come suono. E questo, brava Raffaella, ci hai sentito lungo, perché ha una particolarità. Questo pad, prodotto dalla Tamatrans, ha una feature che lo rende un pad di ottimo livello, perché ha, se scorre bene, un simulatore di cordiera. Qui dentro al pad ci sono delle sferette metalliche che, a contatto con questa piastra misto gomma e metallo, gli dà questo suono che simula la cordiera del rullante. E per farvi sentire una differenza, ve lo faccio sentire un'altra volta con e senza cordiera. Così è senza il simulatore di cordiera. Grazie.
E così è con il simulatore di Cordiera inserito. Cosa ve ne pare di questo pad? Vi piace? Non vi piace? Commentate. Qui Raffaella Cafagna ci dice grazie, bravo tu che spieghi queste cose. Ti ringrazio Raffaella. E dice sì, in effetti la differenza si percepisce come? Questa la caratteristica più bella di questo pad, che dà questo effetto cordiera, così ci si sente meno lontani dal nostro amatissimo rullante. Passiamo al terzo ed ultimo pad della serata. Questo è un pad sempre prodotto da Tama che si chiama Duo Pad Mentor. Mentor, mentore, probabilmente Tama ha dato questo nome perché è il pad più grosso della famiglia. Ha una caratteristica di avere due zone con due diverse risposte. Quella centrale ci darà un suono più secco e se vogliamo anche con più volume. E quella sul bordo ci darà un suono un po' più morbido. Magari vogliamo fare una sessione di studio meno rumorosa, suoneremo su questa parte esterna. Andiamo a sentirle queste due parti. Questa era la parte centrale del pad. Andiamo a sentire la parte più periferica. Proprio come ve l'ho descritto, queste due zone sono molto diverse e danno più disponibilità sonora in uno strumento che è comunque uno strumento sordo, quello che abbiamo tra le mani, il pad d'allenamento. E se magari ve lo faccio riascoltare, perché adesso vi andrò a suonare nella stessa dimostrazione sia l'area dura che l'area più morbida.
Sentivo, il cambiamento tra le due zone è veramente, se possiamo definirlo così, drastico, che ci dà questa maggior disponibilità di suoni anche all'interno di uno strumento sordo. E se con le bacchette ci possiamo allenare in questo modo, come può anche un batterista jazz allenarsi con le spazzole? Bene, ci viene in soccorso in questo caso questa, una normalissima pelle battente, anche usata, va benissimo. E la possiamo usare come allenatore per spazzole, perché questa texture che i batteristi chiamano texture sabbiata, riesce a dare alle spazzole quel caratteristico suono molto molto pastoso. E per aumentare la stabilità di questa pelle, che magari si può muovere nel tavolo, possiamo prendere magari questo pad, che è un pad di grandezza quasi simile alla pelle, e mettere il pad sotto magari e appoggiarci sopra la pelle. Così possiamo allenarci anche nell'utilizzo dello spazio. Qui sono arrivati dei commenti e qui sempre la nostra cara Raffaella ci dice: si sente la differenza da una zona all'altra su quel pad. Infatti è questa la bellezza di questo pad prodotto dalla Tama, che dà le due disponibilità in un strumento sordo, ci può dare anche un boost creativo anche nel nostro studio quotidiano. E mi fa anche i complimenti sull'idea delle spazzole. Sì, anche perché se magari uno non vuole mettersi su tutto il set e curare solo l'aspetto della spazzola, questo qui secondo me è il metodo ideale, anche perché veramente con un pad da un costo di 35 euro e magari una pelle che non usiamo più, possiamo esercitarci tranquillamente e migliorare le nostre skill con le spazzole. E, se avete altre domande, dubbi, magari vostre opinioni su questi strumenti sordi che fanno tanto bene a noi batteristi, sentitevi liberi di farle le domande.
non siate timidi nel domandare. Siamo qui apposta. Ho scelto questa modalità delle live per avere un'interazione più diretta con il pubblico, con chi mi segue. E per chi è arrivato adesso, magari farò una rapida carrellata dei pad mostrati. Questo è un pad molto indicato per la pratica silenziosa sulla batteria. Infatti, si incastra molto bene nelle pelli dei rullanti. Poi, andando su questo pad, come detto prima, è un pad che ci dà la sensazione del rullante. E poi infine abbiamo lui, il pad Dual Zone di Tama. E poi ho proposto la soluzione del esercitarsi con le spazzole, mettendo una vecchia pelle sopra un pad di grandezza rilevante. Qui un altro commento. Forse potresti farci vedere l'utilizzo di tutti i pad suonando qualcosa, magari prossima volta live. Se volete, vi potrei suonare anche adesso un pezzo tratto da un libro storico della batteria, scritto da uno dei antesignani della batteria da Big Band. Stiamo parlando di Gene Krupa e adesso vi andrò a suonare il famoso Three Chords. Grazie.
Questo è un uso che si può fare del pad in questo brano, anche abbastanza tecnico, se vogliamo, per un lante, dove abbiamo tutte queste variazioni tra colpi, singoli, doppi, accenti, non accenti, rulli, che il pad ci permette di avere una visione più chiara del nostro modo di allenarci e studiare la tecnica, anche perché se stiamo sul rullante, cosa altrettanto importante, stare sul rullante e stare sul pad, qualcuno può dire che si assomiglino, ma diciamo che non è la stessa cosa, perché il rullante, con il fatto di avere la cordiera, dopo una certa soglia, i colpi possono risultare un tutt'uno, invece con questi pad ci danno una visione più chiara del suono. Magari ci fanno mettere in luce le nostre lacune tecniche e ci aiutano veramente a migliorare noi stessi come batteristi, come musicisti. Qui Raffaella Cafagna ci ringrazia e ti ringrazio anche io per stare qui. Se c'è qualcun altro che c'ha dei dubbi, non abbia timore ad esternarli. Grazie a te per essere stata in live. Se non ci sono più dubbi, vi ringrazio, e per supportare me e il mio canale, questo progetto che ho iniziato, mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, se no gli algoritmi di YouTube non ve le fanno arrivare se non l'attivate, e iscrivetevi e seguitemi anche sui miei social network, Instagram e Facebook. Vi ringrazio, arrivederci.